Nunca conozco con el hermano. È piaciuto a tanti, la partecipazione come si può vedere è stata massiccia, quindi penso che anche per Corgeno sia una bella carta da visita sotto questa organizzazione ad hoc, questa manifestazione, insomma lo scenario, l'amministrazione si potrà ripetere? Sicuramente. Vabbè, quello che posso dire, innanzitutto siamo orgogliosi che sia stata organizzata questa manifestazione qui sul lago di Comabbio, che sia stato preso Vergiate, uno dei più bei comuni della provincia di Varese, come diciamo comune che ospita questa manifestazione. Speriamo di farla sicuramente anche in futuro e ringraziamo Amatoria Atletica Casorate per aver organizzato questa manifestazione, ma non solo loro, tutti quelli che hanno lavorato, i volontari, per dar luogo a questa cosa qua. È chiaro che siamo contenti, io sono un ex sportivo, anche se sono sempre giovane, ma sono un ex sportivo, e è chiaro che sono credo, quando si parla di sport si parla di coinvolgimento di tutti, ma soprattutto dei giovani, e questo credo che sia una cosa importante. Speriamo anche di concludere l'ultimo tratto della circoscrizione, in modo che l'anno prossimo potremo renderla ancora migliore rispetto a quest'anno, ecco. Quindi chiaramente ci auguriamo di continuare. Certo. Beh, ovviamente avere una potenzialità così come comune, come paese, non è da poco, insomma, perché comunque si possono fare numerose attività all'aperto sia d'estate che d'inverno, perché comunque anche la canottieri come base sempre lo sport di resistenza c'è, quindi anche l'allenamento di corsa, avere una pista ciclabile anche d'inverno a poter utilizzare, insomma, non è da tutti. Comunque ringraziamo il sindaco per il suo intervento, che ovviamente invitiamo alle premiazioni dopo. Grazie mille, anche grazie a tutti, perché abbiamo visto che avevamo degli atleti di livello, perché... infatti devo dire che correvano come le lepri, quindi complimenti, grazie a voi. Ci vediamo a Poppetà.